Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Abbiamo parlato l'ultima volta del concetto degli spazi liminali, ovvero fotografie di luoghi non propriamente abbandonati, ma il più delle volte fotografati fuori contesto, quindi in assenza, ad esempio, della presenza umana. Ebbene, mentre ne parlavo, mi è venuta alla mente un altro argomento che da un po' mi frullava in testa e che desideravo affrontare, perché anche questo tocca di sponda il concetto dei luoghi di confine. E si tratta dell'urbex. Questa sigla potrebbe apparire, immagino, sconosciuta ai più. E niente paura, lo era anche per me fino a poco tempo fa. Potremmo tradurlo in italiano con il termine di esplorazione urbana, quindi anche in questo caso ci troviamo in un contesto urbano, ma si tratta dell'esplorazione più che altro di rovine abbandonate o luoghi poco visibili. E questo mi fa venire in mente una vecchia serie che andavano in onda su, se non erro, Discovery o comunque su Sky un po' di anni fa, dal titolo La Terra dopo l'uomo, ovvero cosa accadeva alle città, ai paesi, alle case, ai monumenti e manufatti quando per qualche motivo questo luogo veniva abbandonato. La trasmissione era estremamente interessante perché faceva una progressione temporale e mostrando con l'avanzare del tempo, presumibilmente, chiaro, nessuno ha la sfera di cristallo, cosa sarebbe potuto accadere di un determinato luogo. Ipotesi, dopo magari un anno, la vegetazione è cresciuta tutto intorno all'edificio, le intemperie hanno rotto i vetri, per dire, no, ha piovuto dentro e via così. E poi andavano avanti dopo 50 anni, 100 anni, 1000 anni, si spingevano anche molto nel futuro. Anche qui sembrava un po' un futuro distopico. Ma loro si basavano, lo ricordo piuttosto bene, su dei casi realmente accaduti, ad esempio città minerarie abbandonate una volta che è finita la corsa, no? Allo scavo, diciamo, piuttosto che la corsa all'oro, eccetera, oppure isole che sono state abbandonate perché a rischio vulcanico, piuttosto che di nuovo la qualunque, ecco, e quindi partendo dall'osservazione di determinati luoghi venivano tratte delle conclusioni generali, quindi si andava dal particolare al generale. Tutto questo per dire che già all'epoca mi affascinava questo concetto che mi era abbastanza estraneo, cioè non mi ero mai soffermata più di tanto a pensare a queste situazioni. Ebbene, negli ultimi anni ha preso piede questa nuova, potremmo forse definirla ancora una sottocultura, dell'esplorazione urbana e che in lingua inglese diventa Urban Exploration e con l'abbreviazione di Urbex, quindi esplorazione di edifici o manufatti e strutture artificiali, spesso rovine abbandonate o comunque poco visibili nell'ambiente urbano. E quindi anche questa realtà è un po' tangente a quella degli spazi liminali. Per fare un esempio, case abbandonate, chiese abbandonate, sconsacrate, vecchi cinema o teatri chiusi, bunker,
so, vecchie gallerie, ecco, tutto quello che in buona sostanza può affascinare e contiene le tracce del passaggio umano. Ma da lì l'uomo se n'è andato in quanto elemento mancante. Proprio queste rovine, questi oggetti, quel che resta è quello che affascina. Fondamentalmente, chi pratica questo tipo di attività in realtà si muove su un terreno un po' borderline. Ecco, questa è un'altra terra di confine. Nel senso che si rischia anche involontariamente a volte di invadere una proprietà privata con conseguenze legali, però il più delle volte viene fatto in buona fede, cioè per scattare più che altro fotografie. E mi è capitato per le mani proprio un volume edito da un gruppo di chiamiamoli esploratori urbani italiani, però non citerò, di cui non citerò neanche il contenuto per motivi di diritti d'autore, ecco, però mi ha incuriosito, mi ha interessato, un po' approfondito questa tematica. Questo tipo di attività talvolta viene chiamata anche arrampicata urbana o speleologia urbana, il che dà proprio l'idea di questo avventurarsi. Dicevamo che comporta ovviamente dei rischi, non soltanto, come dicevamo, di carattere legale, ma di carattere proprio di sicurezza, perché molti di questi luoghi in realtà non si trovano in condizione di sicurezza, quindi pavimenti, definiamoli in termine non molto tecnico, malandati, piuttosto che oggetti arrugginiti, rotti, eccetera, costituiscono sicuramente dei pericoli, per cui è un'attività che bisogna praticare con una certa consapevolezza, diciamo, anche come dicevamo, di questi rischi. Addirittura c'è chi la definisce infiltrazione, però infiltrazione, ma è un termine un po' così, non so se sia propriamente adatto a questo tipo di attività. Nel passare degli anni questo tipo di attività è mutata nel tempo e quindi è passata da un interesse, come dire, personale, oppure condiviso con un gruppo di altri esploratori, a un'attività di valore sociale, cioè di segnalazione di situazioni abbandonate, come dire, per sottrarli al loro naturale decadimento oppure all'occupazione da parte diciamo, di persone, quindi situazioni un po' disagiate, ecco. Quindi per molti è diventata quasi una crociata per valorizzare questi posti che in effetti penso ai vecchi teatri o ai vecchi cinema abbandonati portano con sé veramente un pezzo della nostra storia e il fatto che siano rimasti lì, come dire, ci raccontano forse di come non abbiamo nemmeno saputo più di tanto, salvaguardare o valorizzare le nostre stesse radici. Poi di fatto sappiamo che l'aspetto economico è sempre quello che comanda e dunque laddove non si può immaginare un ricavo, non si intraprende neppure questo lavoro di recupero. E in ogni caso mi piace anche questo aspetto, cioè il fatto che non sia una cosa a se stessa, per carità, esistono molti siti online, italiani e non, dedicati all'urbex.
e molti dei quali interessanti. Però è interessante anche questo aspetto dell'impegno sociale. E devo dire che, ad esempio, nel libro che ho consultato, volutamente non vengono fornite le specifiche del luogo, le coordinate geografiche del luogo, per evitare appunto che diventi meta di un turismo sconsiderato, ecco, come dicevamo, persone che inconsapevoli dei rischi legali o di sicurezza potessero andare ad avventurarsi o anche soltanto a sciupare questi luoghi. Ecco, quindi è una sorta di filosofia, quasi diventata una filosofia che trovo comunque affascinante e trovo che questo argomento faccia un po' il paio con gli spazi liminali, perché in effetti, osservando queste foto degli esploratori urbani, non si può non avere non ricevere delle sensazioni simili a quelle degli spazi liminali. Inevitabilmente, ancora una volta, ci riportano a libri, film e tutto quanto ha, e qui sì usiamo il termine, infiltrato il nostro modo di pensare, quindi abbiamo tutta una sorta di schemi che sono il frutto di costruzioni, no? Che ci sono state trasmesse, che ci ha trasmesso appunto il cinema, la letteratura, quindi è perlomeno dall'800 che si scrivono romanzi noir ambientati a volte appunto anche in luoghi abbandonati, poi è arrivato il cinema e quindi io credo non possiamo fare a meno di filtrare quello che vediamo attraverso questi filtri che la nostra società, la nostra cultura ci ha fornito. Sarebbe interessante forse viene in mente un po' il mito del buon selvaggio di Rousseau, sapere cosa penserebbero di quei luoghi delle persone che non avessero i nostri filtri. Ecco, immagino che quasi qualunque persona presa a caso, vedendo un ospedale abbandonato, una chiesa abbandonata, eccetera, tenderebbe a pensare a qualche film, diciamo thriller, horror, cioè, che prima o poi nella vita è capitato di vedere, in cui è capitato di imbattersi. Sarebbe interessante vedere cosa la nostra mente farebbe se non avessimo queste sovrastrutture che poi con l'andare degli anni, prendono piede, si costruiscono all'interno della nostra mente. Oppure, chi lo sa, forse un immaginario condiviso che fa sì che il luogo abbandonato, oscuro, buio, con le rovine di una civiltà, ecco, inevitabilmente porti questo senso di sgomento, di paura. Anche questo sarebbe un argomento interessante da indagare. Con questo vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata.